Tintin suonando con Se dolce nota è il titolo, diciamo, dell'esposizione che nel mese di maggio il MUMEC, il Museo dei Mezzi di Comunicazione del Comune di Arezzo, assieme ad Accademia Petrarca, proprio con la sua collaborazione, ha inaugurato in due sedi, all'interno proprio del museo dove adesso ci troviamo e all'interno proprio dell'Accademia Petrarca. Siamo nell'epoca in cui è nato Dante e nell'epoca in cui lui si è sviluppato e ha incontrato la possibilità di poter guardare questo tipo di orologi monastici cosiddetti, svegliarino, la chiamati nella Divina Commedia con tutti questi nomi, che sono presenti qui stasera nel nostro museo fino alla fine dell'anno, sarà come mostra, e l'occasione di stasera è quella di presentare il catalogo che io ho scritto proprio su questo evento, che è un tema unico in Italia. Nell'anno dantesco devo dire che questa è una delle iniziative più importanti e di sicuro è la più originale, perché pensare a fare una mostra corredata poi naturalmente dal catalogo che presentiamo stasera sugli orologi al tempo di Dante, o comunque sui passi danteschi che si riferiscono al computo del tempo. È famoso il verso che anche in epigrafe del libro, Tintin sonando con si dolce nota. Ci vuole una notevole conoscenza di Dante e una notevole originalità. Lei ha scritto la prefazione di questo Dante 700 nel libro di Casi. Che particolarità ha trovato al suo interno? Riesce per l'ennesima volta a coniugare il fatto di fare una pubblicazione snella, agile e che da una parte può essere fruibile e goduta e utile anche per chi si avvicina per la prima volta a questo argomento, a questa materia, e nel contempo contiene sicuramente fatti, notizie interessanti e avvincenti anche per i più esperti tra i lettori. Dante, a parte questa sua passione per la tecnologia che emerge proprio anche questa dalla Divina Commedia e dal convivio, è uno scienziato sotto tutti gli aspetti. Tutte le conoscenze di aritmetica, di geometria, di astronomia, di musica dell'epoca sua, Dante le possedeva completamente.